È necessario tutto ciò anche in considerazione del contesto socioculturale che il nostro paese ha vissuto in questi ultimi anni. Quindi noi a Prato abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo dato un segnale chiaro e netto al legislatore, in un contesto in cui il centrodestra pratese ha abbandonato l'aula e si è opposto quindi in maniera del tutto strumentale a questo ordine del giorno.